E ora siamo in compagnia di Fabio Baldato. Quest'anno un giro davvero interessante con due vittorie di Philippe. Allora, un bilancio direi positivo intanto. Senz'altro, obiettivo era almeno una tappa, ne portiamo a casa due, quindi soddisfazione piena per noi tutti, per noi che lavoriamo, lo staff, la squadra. Gilbert è stato bravo, ha vinto due bellissime tappe e devo dire la squadra è stata fondamentale, che è la cosa anche bella di questo giro. Che tra l'altro Philippe torna al giro con tantissimi fan, davvero? Sì, lui parla bene italiano, la gente gli vuol bene, è uno che con i fans riesce a entusiasmarli e a farli veramente gioire. Penso quella è quel qualcosa in più che noi italiani sicuramente apprezziamo. E intanto classifica anche con Caruso. Sì, siamo lì ancora all'ottavo posto, a poco dal settimo ma anche poco dal nono. È un giro durissimo, oggi Damiano è motivato, ha sofferto fino a qui e la squadra l'ha sempre supportato per rimanere lì, però come aveva detto, tappa ancora dura, da due giorni veramente duri veniamo e sono convinto che potrebbe ancora succedere qualche piccolo stravolgimento. Parlo di classifica dal quinto al decimo, non penso certo per la vittoria. Non mi chiamo Beppe Conti, ma ti voglio chiedere questa cosa: quali dei corridori, se ce ne sono, che hanno corso il giro andranno anche al Tour? Ma noi ne abbiamo 3-4, potrebbero essere solo uno, come anche magari 3-4, dovremmo valutare anche con gli altri che sono nella nostra lista, non lo escludiamo, soprattutto se un corridore deve andare a supporto di un leader. Non è, probabilmente fare il leader non è facile quello che sta facendo Contador, però per essere un buon uomo squadra e per poter essere importante, ti ripeto, 3-4 corridori che sono qui sono nella lista per il Tour, ma le decisioni verranno fatte quando manca una settimana, 10 giorni. Chiederemo a Beppe Conti allora, grazie. Prego. Ciao.